Ciao ragazzi, leggiamo subito la storia di stasera che è eccezionale. Arrestare il Buddha di pietra. Per sottrarsi al gran caldo, un mercante che portava sulle spalle 50 pezze di cotone si fermò a riposare sotto una tettoia dove c'era un grande Buddha di pietra. Là fu vinto dal sonno e al suo risveglio scoprì che tutta la sua merce era sparita. Immediatamente andò a denunciare il fatto alla polizia. Un giudice, chiamato Oka, aprì l'istruttoria per indagare. La merce deve averla rubata quel Buddha di pietra, concluse il giudice. Dovrebbe prendersi a cuore il benessere della gente, ma non lo ha fatto. Questo sacro dovere suo è mancato. Quindi arrestatelo. La polizia arrestò così il Buddha di pietra e lo portò in tribunale. Dietro alla statua faceva ressa una gran folla, rumorosa, incuriosita di sapere che specie di condanna avrebbe pronunciato il giudice. Quando Oka si sedette per dare la sentenza, rimproverò aspramente il pubblico, molto rumoroso. Con che diritto vi presentate in tribunale ridendo e schiamazzando in questo modo? È un vero atto di vilipendio della corte ed è un reato che va punito con una multa e con l'arresto. Tutti si affrettarono a scusarsi. Devo condannarvi a pagare un'ammenda, disse il giudice, ma sono disposto a condonarvela se entro 3 giorni ognuno di voi mi porterà qui in tribunale una pezza di cotone. Chi non lo farà sarà allora arrestato. Tra le pezze che la gente portò in tribunale, il mercante riconobbe subito una di quelle che gli erano state rubate e così il ladro fu smascherato. Il mercante recuperò tutta la sua merce e le altre pezze furono restituite a chi le aveva portate. Eccezionale. C'è questo non senso di arrestare una statua di pietra che in realtà si rivela essere un grande e fine stratagemma per spostare l'attenzione. Il colpevole è già stato trovato. È la statua di pietra. È un Buddha che non si è preoccupato di stare attento al benessere delle persone. Ha mancato in questo. E cosa fa poi questo giudice, questo potremmo paragonarlo a un maestro Zen? Non fa altro che spostare l'attenzione inizialmente, proprio perché un ladro, se ha rubato, se trovano un altro colpevole, probabilmente va a sincerarsi che questo sia accaduto. Va a controllare qual è la pena che viene inflitta al suo posto a qualcun altro. È una fine arguzia di una persona molto colta che alla fine prende di mezzo proprio l'interessato, anche in mezzo ad un gruppo folto di persone magari solo curiosi, eppure ci prende in pieno. E in più utilizza lo stratagemma per cui un'ammenda non per forza deve essere denaro, ma può essere qualunque oggetto di un contenzioso o comunque di un problema giudiziario, può essere stabilito in maniera anche arbitraria, non per forza appunto una risoluzione in denaro, e è veramente intelligente questa cosa. Potreste vederla anche alla occidentale, eh? E questo giudice ha usato un po' un fiuto da detective, oppure ha cercato con delle strategie della mente in maniera scientifica di riuscire a scovare quale poteva essere il possibile ladro all'interno di quel gruppo, oppure potete vederla un po' più all'orientale. Non è importante che cosa faccio, è importante probabilmente il come lo sto facendo. In questo, sul modo di fare, gli orientali ci insegnano moltissimo. La cerimonia del tè è più la fase della preparazione addirittura che il bere effettivamente il tè, ma è il modo in cui io preparo il tè che fa felice l'ospite, ovviamente anche se il tè è buono e è di gradimento. L'ikebana, l'arte di disposizione dei fiori, è la stessa cosa. Non è solo una questione estetica, è il modo e il gesto con cui io posiziono fiore per fiore e do la perfezione simmetrica all'interno di questo schema visivo bello da vedere. È il come lo faccio.
E in questo caso il giudice come risolve il problema è veramente incredibile, con un atteggiamento quasi senza senso all'inizio, che poi invece di senso ne ha e come. È un po' come quel maestro, magari di judo o di aikido, che ha delle ragioni per voi che voi non potete conoscere. Magari perché per riuscire a motivarvi in un certo modo, per riuscire a seguirvi in un certo modo e farvi fare i passi necessari a una maggiore conoscenza di voi, non di lui o di quello che sa lui, di voi, vi muove su dei terreni o su dei territori. Un po' della vostra mente, un po' del vostro spirito, un po' del vostro corpo, se vi chiede di fare degli esercizi difficili, per testarvi, per riuscire a darvi qualcosa in più, ok? E tante volte sono delle ragioni che non solo non si capiscono, ma perché mi fa fare questa cosa? Non ha senso. E invece poi alla fine un senso ce l'avrà. Quindi è bello anche questo aspetto, l'aspetto di avere fiducia in un giudice piuttosto che avere fiducia in un maestro, appunto, è lo stesso paragone, e riuscire a capire che tante volte da una situazione così complicata magari sono delle piccole cose senza senso che invece un senso lo possono dare. È molto bella questa storia, a me piace veramente tanto perché nonostante non ci sia inizialmente questa logica, alla fine quasi tutto sembra tornare come se fosse già stato capito e predisposto fin dall'inizio. Magari non è così, questa è una mia interpretazione, però mi piace pensare che chi ha scelto di fare il giudice, come chi ha scelto di fare il maestro, si sceglie questa responsabilità per vegliare su qualcun altro, non per essere sempre lì a soffocare, o a cercare di tenere tutto sotto controllo, anzi, è qualcosa di più amichevole e di totalmente libero, di far sì che gli alberi vengano su da soli, semplicemente di dargli qualche direzione, magari più verso il sole, delle radici ben piantate, rami belli belli che vadano verso altri rami di altri alberi. Cose di questo tipo. A me piace pensare che questa storia rappresenta il buon giudice, come può rappresentare il buon maestro. Ci vediamo alla prossima storia Zen. Ciao ciao!